Maura Viscoiosi del Comitato Se non ora, quando? Cosa significa e cosa state facendo? Allora, il Comitato ha cominciato la propria attività con le manifestazioni in tutta Italia il 13 febbraio dell'anno scorso, proprio contro tutte quelle che erano le iniziative del governo Berlusconi nei confronti delle donne. Poi ha portato avanti una serie di attività nel corso di questo anno e l'ultima iniziativa che parte proprio oggi in Abruzzo, la raccolta delle firme per le pari opportunità, per eliminare la differenza di genere, chiedere la modifica della legge elettorale regionale in modo che ci sia parità di voti, un voto per ogni uomo che si vota anche una donna. Avete iniziato questa raccolta di firme proprio nel giorno delle donne, un segnale. Simbolicamente un segnale per tutte le donne della nostra regione. La raccolta andrà avanti sui luoghi di lavoro, per i prossimi mesi, ci saranno altre iniziative esterne quando sarà anche un po' più caldo. Prime impressioni degli aquilani quali sono? Ma sono ottime, devo dire, noi oggi pomeriggio siamo stati qui poco e abbiamo raccolto un interesse e una partecipazione anche trasversale. C'era qualcuno che non conosceva il comitato, c'era qualcuno che non condivideva, diceva no, io appartengo ad altre politiche, insomma faccio politica con altri partiti, però appena sentivano l'argomento subito hanno firmato sia uomini che donne.